Salve a tutti e benvenuti a un altro episodio di Quanto è Pippa Alberto? Un saluto da Kyle, il nostro Bird of Mars, e da me. Oggi mi sono dedicato alla follia più totale, il mazzo che più odio al mondo. Sto parlando del Mono Rosso. Ecco, ci avete proprio di fronte. Questo è un comunissimo, banalissimo, idiotissimo, spoileratissimo, ma Mono Rosso. Il classico Mono Rosso che gioca il 50% delle carte di Eldraine, quindi sto parlando di Ember, Cleave, Thorbrand, Bone Crusher Giant, Robber of the Reach, Ferber Champion, Castle Emberet, diciamo la classica engine di Eldraine che vediamo in tutti quanti i Mono Rossi da almeno 2 anni. Scusate, e Rimrock. Però, ci ho voluto mettere dentro Blade Historian. Perché, diciamoci la verità, a me l'idea, a me Blade Historian sta sulle palle, fammi capissimo. Sta sulle palle tanto quanto sta sulle palle quest'altra carta. Entrambe mi stanno pesantemente sulle palle, e due. E ho pensato, se stanno sulle palle a me, stanno sulle palle pure agli altri. Quindi, le gioco insieme. E per giocarle insieme, mi ha dovuto mettere dentro un Mono Rosso. Onestamente ho fatto un paio di partite già con questo mazzo e mi sono divertito abbastanza, perché diciamoci la verità, quando avere Anax e Blade Historian in curva è qualcosa di incredibile, perché se prendo per esempio una partita che ho fatto prima di registrare, e spero che questa cosa avverrà un'altra volta, mi sono ritrovato con primo turno Terra Ferdent, secondo turno Robber of the Reach, terzo turno Anax e quarto turno Blade Historian. Blade Historian ha fatto diventare Anax gigantesco, perché era tipo 2, 4, 5, 6, era gigantesco, cioè doppio attacco, è entrato, ha fatto un macello, quindi voglio dire, sì, Blade Historian, ma anche Embercleave. Infatti c'è Magda appunto per cercare di dare una parvenza di diversità al mazzo. Praticamente Magda noi la giochiamo, e se riusciamo ad avere i nostri 5 artifact token, li spacchiamo e facciamo entrare anche Embercleave, se ovviamente non abbiamo già Blade Historian. Onestamente avere 4 e 2 è strano, è rischioso, ragniamo veramente il minimo indispensabile delle terre, perché ragniamo 22 terre, quindi proprio il minimo indispensabile. Onestamente non lo so se 4-2 per queste due carte è la proporzione, perché normalmente nel Mono Rosso tu Emberclave la giochi intorno al quarto turno, la giochi intorno al quarto turno e dà doppio attacco solo a una creatura, anche se la pompa. Blade Historian invece lo dà tutte, ma solo quando attaccano. Entrando nella mentalità del Mono Rosso, cioè dire che il Mono Rosso non pensa a difendere, raramente vedremo un Mono Rosso, specialmente di questo tipo, che si difende, che si tiene stappato, perché non si sa mai che cosa fa, se mi attacca il Mono Rosso non se ne frega. Quindi è un po' come Blade Historian se ne frega di dare doppio attacco quando tu difendi, a lui dice no, noi dobbiamo attaccare. Quindi è veramente molto molto interessante, cioè praticamente il Blade Historian va a rubare il drop 4 di un Thorbrand o di un Emberclave. E onestamente a me Blade Historian piace leggermente di più di Thorbrand, devo essere onesto, ma essendo anche lui nano, combo Magda, perché comunque Mimikoko e lo sa Kakamogazzo? Mo so perso Kakamogazzo, ecco, Kakamogazzo sono tutti quanti dwarf, quindi diciamo c'è
un minimo anche di sinergia attraverso Magda e queste altre carte che ci sono, quindi staremo un po' a vedere. Io fino adesso con questo mazzo controllo, perché non me lo ricordo, onestamente l'ho montato, ci ho fatto qualche partita, ho detto vaffanculo, diciamo che spacca, e siamo intorno al, dove cacchio sei? Al 60% di win rate, tutte partite vinte intorno a 3, 4, terzo, quarto, quinto, sesto turno. Monorosso che gigi, monorosso che vince al sesto turno, una cosa strana. Comunque, questo è il mazzo. Riuscireste ad andare a provarlo, anzi, a farvelo vedere, perché a provarlo già l'avevo provato. Quindi non ci resta. Oggi cambiamo, diciamo, non ci resta che farvelo vedere. Mo vediamo. Mo vediamo come va. Allora, che palle. Ah no, Lurrus. Che mazzo con Lurrus sarà? Lo scopriremo subito proprio. Dimmi il Rogue. Contro il Dimmi il Rogue non ci avevo ancora fightato. Sono curioso di vedere che cosa succede. Ah, ma serve giusto una terra colorata. Mi serve giusto una terra colorata. Questo comunque lo sparo, perché mi sta poco sulle palle. And another one. Un'altra terra, che palle. Vic Von Doom, mio Dio. Quanto siete. Ve lo dico e ve lo sottoscrivo. Quando vi mettete sti nick siete tristi. Siete veramente di un triste, ma di un triste. Cioè, non è fi. Non è figo avere il nick di un personaggio ai fumetti. Non è figo. Non è figo giocare a Magic con il nickname Merlino. O Elminster. Oh mio Dio, è Elminster. No, non è Elminster. È il minchione che si crede del Mister, che è diverso. Lui potrebbe fare Tutif e io non voglio assolutamente farmi inculare da lui. Eccolo! Mamma mia! Immagina, immagina. Che mo ci pensa il gigante a romperti l'ano. Allora abbiamo. Ah, 8. Madonna, so, tre, è il terzo questo. Cioè, 3 ne ha giocati. Complimenti! Tua madre che lavoro fa? Fa benzinaia. Cioè, non lo so. Vabbè. Tre Enforcer. Ah, io ho Blade Historian. Vediamo se entra. Sto cazzo, è entrato. Che lo spara mo. Vabbè, io con Bone Crusher ci attacco. Io devo far danni, non devo cazzeggiare. E attenzione, abbiamo pagato Lurrus un mana libero e a fine. 4-5 mana Emberclave su Bone Crusher. No block.
la fanno a essere tali? Sono... no, va a uno. Quindi sono morto io, teoricamente. Vabbè, e concediamo così. La matematica è per i perdenti, in seconda. La matematica è per i perdenti. Non pensavo onestamente girassero ancora di Mirrug dopo il 7. Dopo che tutti quanti hanno schifati perfino agli ultimi tornei, l'ultima weekend Pro League. Nessuno ha portato di Mirrug, io almeno non l'ho visti. Vabbè. Allora, diamo un po' un'occhiata a sta mano. Siamo on the draw, non siamo on the play. Ma la tengo, faccio Fireblade primo turno, Fireblade. Ci abbiamo Robber al secondo. Questo potrebbe essere un Game Life o un Winota. Ormai, perché smontano tutti e due Selfless. Infatti è il Winota. Sì sì, vieni vieni, io non vedo l'ora. Allora, io ci farei subito due danni, però avendo Robber of the Reach in mano, preferisco, va bene. Vai, Piegis. Ci siamo tenuti lo sparo, ci abbiamo un altro Robber. Perfetto. Ora abbiamo l'imbarazzo della scelta, perché possiamo decidere se spara su sta stronza da Skyclave oppure no. Calcolando lì c'ha 4 carte in mano, noi 5. Penso che sia molto meglio così. Anche perché questo è uno spirito e gli spiriti devono morire. Il che è tutto un... cioè i non umani devono morire. Non è il razzismo il mio. Andrea. Non ce li ho abbastanza danni per i Warsinger. Facciamo buon crusher. Sperando che se attacca. Sperando che non ci abbia rimozioni per il gigante. C'ha Skyclave, quindi fa Warsinger Skyclave, a costo 3 si riprende il Savior, che non credo infatti. Che cazzo? Allora, come lo inculo io? Me gioco Anax. Attacco col 2-2. Aspetta, fatto una cazzata. Allora, aspetta. Fatto una cazzata. Perché c'è Selfless. E Zeflaps la fa diventare indistruttibile. Quindi non c'ha senso, non dovevo attaccare. Ho fatto la cazzata attaccare. Adesso come la sistemo? Come cazzo la sistemo? Non la sistemi, è semplice. Non la sistemi e la perdi, ecco come funziona. Perché non potevamo fare più assolutamente nulla. Porca puttana, non ci voleva. Avevo fatto una puttanata di proporzioni bibliche. La smania di attaccare. Io purtroppo quando ho gli aggro io smanio, non c'è un cazzo da fare. Smania, attacca. Make pressure. Questo è un altro Yorion deck, quindi ci aspettano rimozioni globali, aspetta Nightmare. E al sesto settimo turno un ultimatum. Quindi
Come la vinci contro l'ultimatum? Come la vinci in 5-6 turni, 7 turni? Senza overbordare. Rim Rock e Fervent. Quindi Terra Fervent, secondo turno Terra Fervent doppio pompaggio. O anche pompaggio singolo. Non crei turno land. E ti attacchi al cazzo proprio. Complimenti. Cioè, se potevi piccare la mia terra. Ah, quanto sei noioso. Tu pensi che sono un monorosso come tutti gli altri? Invece no, invece no. Ah, questa può essere la Ronda Epifani? Sì. Lui c'ha tutto tappato. Pompiamo il nostro amico Fervent. Attacchiamo, sono 7 danni. No, sono 6. Sempre tanti. Adesso sarebbe perfetto pescare a terra. Grande. Perfetto. Lo faccio così alla cazzo di cane, come direbbe Boris, semplicemente per un motivo, perché c'ha tutto tappato, non fa niente. Due, quattro, sei. Cazzo. Cazzo. Prima che passi, sì. Sono letali, cazzo, è letale. Allora, se io gli faccio adesso due danni, prima che passa, potrebbero essere. Lui già si è fatti i conti, perché sono 2, 4, 6 e 8. Solo con quello che ha visto. Quindi solo con quello. Lui sa che ho 8 danni, ho 2, 4 danni in mano. Non sa che ne ho molti di più. Cominciamo. E questi non glieli toglie nessuno. E mo' è GG. Addio. Non c'è stata occasione, mi piacerebbe farvi vedere l'interazione eccetera Anax e il Blade Historian, perché porca puttana, è fighissimo quando sono entrambi insieme, quando hai apparecchiato, è una cosa. Oh, ecco il Blade Historian, abbiamo chiamato, questa la teniamo, cioè abbiamo Fervent e Fireblade, io penso che mi gioco per primo il Fireblade. Mi serve la terza terra per Anax e la quarta per Blade Historian. Però teoricamente, se riuscissi a pescare le terre giuste, che cazzo di. Ah, di Mirzareth. Tu giocare Zareth Sun? Tu giocare Zareth Sun? Konnichiwa. Ah, Konnichiwa te lo faccio io al culo. Boh. This is Monored, Dayblade, we play Monored, Fervent, Champion, Fireblade, Charger, Anax in the Forge. Grazie CGB, questa canzone la porto nel cuore, me l'hai messa dentro il cervello e non me esce più. Here we go to suck like this! Madonna mia, se riesco a entrare Blade Historian dopo. Sì, vieni, vieni, cambiare, cambiare. Ecco, ha visto Blade Historian. Don. Boom. È bello che mo mi ha fatto fare la pedina, ok?
la pedina, turno dopo, c'è doppio attacco. Ah, vediamo intanto se riesco anche solo a far entrare Blade Historian. Boh, 7-3. Oh, io attacco tutto, me ne frega un cazzo. Vamo! Black Lens Paragon! Attacchi al cazzo, vabbè. C'hai Deathtouch. E sti cazzi! C'hai Deathtouch, bravo! Pom pom! Oddio, un altro Anax. Allora, se io fossi veramente bastardo. Ah, ok, perfetto. Ecco, appunto, dicevo, vi volevo far vedere che cosa succede quando c'è Anax e Blade Historian. Cioè, è malvagio. È malvagia sta cosa, è malvagia. Malvagerrima. Esiste come cosa malvagerrima? Allora, questa la teniamo. Fatten champion. Allora anch'io Fatten champion. 1, 2, 3. Ah, lui ha mullicato. Speriamo di dirti terra, guarda, te lo giuro. Tiè, succhia. Stronzo. Adesso Frostbite. Ciao. Nice, arrivato. Manco lo sai che c'è stato un grosso mazzo. Arriva, fa nice, che palle però le terre, madonna mia. Rimuoviamo le minacce. Così la piantiamo di prendere danno. E un'altra terra farebbe pure comodo, Capito, mazzo? Un'altra terra farebbe comodo. Lui sta a 4, noi stiamo a 2. A quanto pare rannare 22 terre non è una bella idea. No, abbiamo deciso proprio support 0 by my deck. Vabbè. A Faceless gliela stecco. Se riattacca. Thor Brando. Aspetta. Allora, se io attacco qua faccio 1 più 2 sono 3. No, fermate, vabbè, non fa ste stronzate. A questo punto se giochiamo Rimrock. Certo, però per Dio, manco una terra. Cioè, allucinante. No block. Emberclave su Thorbrand l'ho vista rare volte, complimenti. Arrivato, good game. Good game un cazzo, cioè se sto senza terre te ne pescate 100.000, grazie al cazzo good game. Me fai morire, good game. Lui sei terre, io tre. Ah, sta gente, sta gente.
Io non lo so voi come fate a sopportare le persone. Me stanno tutte sulle palle. Anche quelle che conosco. Stanno sulle palle, loro lo sanno. Allora. Incredibile, abbiamo una mano con tre terre. Ricordate, 22 terre nel mono rosso vanno bene solo se giocate cartaceo. E ve le potete sistemare, se no ve la prendete in te il culo come faccio io. Io mo sono passato a 23 terre, ho l'8-8, un Blade Historian, quindi in realtà adesso il mazzo sta runnando 2 Eberclave, 3 Thorbrand e 3 Blade Historian. Che mi sono rotto il cazzo di perdere le partite perché rimango stacked a 2 terre. Così almeno ogni tanto qualcosa la pesco. Via Eidolon. Entriamo di Fervent, prossimo turno Bone Crusher Giant con terra, non ma voglio giocare Faceless. Devo ricordarmi anche questa cosa, questa c'ha una sua logica. Se noi vogliamo giocarci Blade Historian al quarto, effettivamente una carta come Faceless, che cazzo è questo? Ah. Dicevo, una carta come Faceless purtroppo a noi ci, per così dire, castra. Quindi è meglio non. Forse, no, forse giocarne tre non è tutta sta intelligenza. Vabbè, te c'ha lifelink, te c'ha lifelink. Io ce l'ho, tu ce l'hai. La domanda vera adesso era andare Blade Historian o Anax prima? Oh, Shammenace. Shammenace. Ah, buttiamo giù Anax. Così ci prepariamo all'attacco del prossimo turno. Attacchiamo col Bone Crusher Giant. Meno 3 ci starà, sì. Se mi fa meno 3, vabbè, ma porco, dici, c'ha due carte in mano, non c'è io che c'ha almeno 3, meno 3. Che perché avrebbe già sparato sul Bone Crusher. Buono, pesca. Si fa danno, ottimo. Bone Crusher rimane, ci sono parecchie cose divertenti da fare il prossimo turno. Io faccio entrare sti danni. Me ne frega nulla. Anche perché adesso a te te stanno entrando veramente troppi danni. Ma proprio troppi danni. GG. Mamma mia! Adoro, 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 adoro! C'è un innocuo Anax 3-3 diventa Digi evolve in questa cosa qui solo col Blade Historian in gioco, ma che è? È troppo bro. Blade Historian è troppo. Blade Historian è troppo broken, c'è un cazzo, c'è un cazzo. Cioè, c'ho una media di 3 minuti, 4 minuti a video, tra uno di 25 secondi che penso che cancellerò. Cioè, quello dei 25 secondi qual è il game che quello ha visto, mi ha macinato cosa? Blade Historian mi ha concesso. Boh. Però fatto sta che sì, so fa praticamente 20.000 partite tutte rumante con. Siamo all'opposto del single match clip. Don Julio. Ah, questo è il coro. Paccrat, paccrat. Paccrat vince. Vabbè. Non è lo scorpioncino del cazzo che mi rompe le palle, però vabbè, uguale. Vai Magda! Magda, se si tappa per attaccare mi fa mana dei Rimrock. Ma lui preferisce rubarsela, giustamente. Che sei un piccolo rotto in culo. Village Right, bravo, bravo. Bravo, sei contento adesso?
Mo con quest'altra idumana che ci fai? Io già volevo farmi. Già c'avevo tutti i miei progetti qua. Vabbè. Quindi ce n'hai altri due in mano? Hai un'altra combo Claim the Firstborn Village Rite? Village, village, village people, village rite. Village. Village. Tu già mi stai sulle palle. Sappi che tu mi sei antipatico. Molto antipatico. Ma non ha completamente senso sta cosa. Non ha completamente senso. E mo' sbriga a sbaraccare qua. Avrò un war a brullo così. Ah no, non la posso, non ci posso attaccare. Cioè, mamma mia, si è pescato un miliardo di cose, boh. Lo sapevo che tu mi stavi sulle palle e io me ci sarei giocato casa. No, mi faccio due danni e te spacco la pedina, pensa che stronzo che sono. Mi faccio tre danni pure delle fatte sta pedina del merda, pensa. Bravo, vai, vai, vai. Sta mano è andata malissimo quando. Ma proprio mi hanno cominciato a rubare la roba. Cioè, questo è il mazzo contro il monorosso praticamente. Perché c'ha tutta roba che te caga il cazzo, tutte quelle. Ancora non ha cominciato a cagarsi le pedine. Ma presto lo farà. Vabbè. Questa è inutile continuarla. È inutile che perdo il mio e il vostro tempo. Allora. Andiamo avanti. Convinti che arrancavamo un pochetto, invece per Dio le stiamo anche perdendo. Eravamo intorno al 60% del win rate, mo non si sa perché si sono svegliati i Rakdos che hanno detto ehi, aspetta, c'è un party. E sono venuti a cagare cazzo. Mori. T'ho detto mori e concedi. Mi può spaccare Robert con due mana neri. No, Meletus. Burton Meletus.
Siamo ritornati, no? Due terre, porco Dio, due terre. Io comunque t'avevo detto che dovevi schiattare e schiatti adesso. Doom! Che palle i Doom Deck! Che dito al culo i Doom Deck! Allora, se questo è un Doom Deck, a me serve assolutamente una terra per Anax. Che cazzo mi invento? Vabbè, intanto attacco con tutto. Lo devo ammazzare prima possibile. Tanto entrano 4 danni. Olè. Se, prossimo turno è morto. Teoricamente. Ah no, 8. Serve un altro attacco, altri danni. Mo, Doom! Ah no, Doom scatta. Beh, scusa. Ah, si è ricordato adesso la terra di scendere. Un turno fa non facevo i due danni col Bone Crush Giant. Rimaneva al coso, mettevo Anax e Doom scarsa la rampaccia. Per Dio. Un turno fa doveva entrare. Un turno fa. Sei in ritardo di un turno, grandissima stronza. And another one proprio, eh. Va bene. Cioè, qua run 8 Doomscar, 8 rivoluzioni globali praticamente. A quanto pare sì. Ah, meno male che i miei c'hanno tutti Ace, che devo dire. Tranne Magda. Madonna mia, 2, 4, 5, 6 mana lui, 3 io, 7 mana, cioè per Dio, 7 mana. Ma guarda Teo. E le ho aumentate le terre, eh. Però niente, sta gente continua proprio a scombarmi in faccia come se non ci fosse un domani. Allora, se lui non fa nulla su Magda, lo ammazziamo. Guarda se riusciamo a fargli gli ultimi 8 danni. Mi sono perso qualche danno per strada, evidentemente. Però 0 top, 2 bottom. Sì, vabbè. Cosa avrà fronte? Se farà il 2-3 non può fare l'esilio, non gli conviene. È scemo se mi fa la, se me la rimbalza. Perché rimbalza a me un 2-1? Poi mette una creatura. Ehi, ma sei stupido proprio. Ma là sei proprio stupido. E la exilo. Certo che la exilo. Perché lui non si può fare attaccare. Ecco perché. Perché lui non si vuole fare attaccare. Quindi teoricamente. Che cazzo mi invento?
buona la terra. E mo lui è costretto a far 2-3. Ma che cazzo di senso c'ave un mazzo Doom con Ashok? Cioè, tu non la vuoi la roba in gioco se giochi col Doom. Cioè, manca proprio tutta la. Manca tutta quanta la strategia del Doom. Cioè, perché tu te giochi Doom, ma non è che devi resettare ogni 3x2. Cioè, Midnight Clock, porco giù, se te giochi Midnight Clock come non c'hai food da dare alla Doom. Cioè. Vabbè, ho capito. Tanto siamo andati lunghi. È inutile continuare la sta partita. Ah, se mi fai concedere ancora meglio. Oddio, ma ha giocato. Quante rimozioni globali ha giocato? Non si sa, non lo sapremo. Allora, considerazioni finali, direi. Il mazzo, vabbè. È inutile dire gira, non gira. È evidente che bisogna fissare qualche cosa dal punto di vista del mana, perché risulta leggermente appesantito dai drop a 4. Quindi probabilmente non dovrebbe né runnare a 22 né a 23, ma probabilmente a 24 terre. È un mazzo che verranno a 24 terre. Questo vuol dire che bisogna dargli una mezza aggiustatina. Lo farò anche io e ci continuerò a giocare, perché comunque grinda. Siamo intorno comunque al 57% di rate su 10 partite. Quindi, voglio dire, non è crazy come idea. Va aggiustato. Infatti in descrizione troverete la lista che secondo me è aggiustata. Cioè, che dire. Blade Historian è broken. Quando le peschi, vinci. Se non lo peschi, non vinci. Poi comunque, voglio dire, ecco, abbiamo giocato con delle persone con dei mazzi piuttosto atipici, molto molto strani. Però questo è il gioco. This is the game. Welcome to the jungle. Signori, per oggi è tutto. Un saluto da Kai, il nostro Bird of Mana, e da me. Alla prossima succhiata.